ottimizzano i costi e i tempi, però credo non sia la cosa più importante, perché devo dire la verità, al di là dei costi, il tentativo è quello di portare a casa sempre più salute e sanità. Resettami è uno strumento che ci dà la possibilità, attraverso tecnologie ormai di uso comune, ad esempio il tablet, no? Di monitorare i parametri vitali delle persone che sono in fragilità o che hanno malattie di lunga persistenza e che quindi vanno monitorate costantemente. Voi sapete, questo è un territorio davvero molto problematico, no? Ci sono delle criticità da abbattere, che sono proprio quelle della viabilità, dell'accessibilità quindi ai nostri servizi. Il tentativo vero, serio che stiamo facendo è quello di incrementare l'assistenza domiciliare integrata, andare a casa delle persone, tenerle in buona salute ed evitare, diciamo, che ci sia un peso per la comunità prima di tutto e poi anche un peso per la salute pubblica e quindi riuscire a governare meglio queste situazioni.